benvenuti a tutti, buongiorno, la platea è piena per cui siamo particolarmente contenti della presenza di tante persone. Oggi abbiamo una giornata importante, anche per questo abbiamo riservato questa sala così ampia per dar modo alle persone di poter partecipare. Abbiamo con noi un personaggio di grandissimo livello. Il titolo preciso sarebbe è Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Mauro Gambetti, quindi un titolo importantissimo. E mi viene da sorridere perché in questi giorni, in queste settimane, in Accademia arrivavano le telefonate di prenotazione e tutti dicevano mi raccomando voglio, molti di questi dicevano mi raccomando voglio ascoltare Fra Mauro, quindi cioè, un grande affetto che la gente gli riconosce, è quasi un'amicizia, no? Perché Fra Mauro, ve l'ho detto prima, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale, cioè, non è proprio la stessa cosa. E quindi bene, va bene così, noi siamo ovviamente molto onorati, molto contenti di averlo con noi. E cosa si può dire? Leggiamo un curriculum di Sua Eminenza in modo di capire, di conoscerlo un pochino meglio, almeno tutti coloro che come me lo conoscono poco. E il segretario Maurizio Turci, se ci vuole dare qualche precisazione. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Aggiungo che sono presente in sala il vice sindaco di Sagnasso Rubicone, dottor Nicola Della Pasqua, la consigliera comunale Patrizia Arcini, dottor Michele Roberto, luogotenente comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Cesenatico, dottor Mario Righi, presidente Fondazione Orogen, Baykar Sivazian, che è presidente dell'Unione Armeni d'Italia, poi il professor Sergio Fugetti, capo restauratore della Basilica di San Francesco d'Assisi da 46 anni, artefice di tutti i restauri degli affreschi della Basilica dopo il terremoto, poi Don Marco Casadei, neo direttore dell'Istituto Diocesano di Scienze Religiose della Diocesi di Rimini. Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Mauro Gambetti dal 20 febbraio 2021 è Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, classe 1965 di San Pietro Terme. Dopo la laurea in ingegneria meccanica presso l'Università di Bologna, nel settembre 1992 ha iniziato ufficialmente il suo cammino nell'ordine dei frati minori conventuali, di cui, dopo il noviziato, ha professato definitivamente dal 1998 la vita e la regola. Dopo il baccalaureato in teologia presso l'Istituto Teologico di Assisi, ha conseguito la licenza in antropologia teologica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze. Presbitero dall'8 gennaio 2000 nella vicina Longiano, dove nel convento del Santissimo Crocifisso ha ricoperto l'incarico di animatore della pastorale giovanile e vocazionale per l'Emilia Romagna, e dal 2005-2009 anche quello di responsabile padre guardiano e animatore della comunità religiosa. Nella primavera 2009 fino al 2013 è stato ministro provinciale o superiore con competenza sui conventi dei frati minori conventuali dell'Emilia Romagna e dal febbraio 2013 ministro generale e custode generale del Sacro Convento di San Francesco di Assisi fino al 2017, carica poi riconfermata fino al 2020. Contestualmente, il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, l'ha nominato vicario episcopale per la pastorale della Basilica Papale di San Francesco e degli altri luoghi di culto retti dai frati minori conventuali nella medesima diocesi. Sempre nel 2017 è stato eletto presidente della Federazione Intermediterranea dei ministri provinciali dei frati minori conventuali. Eletto arcivescovo titolare di Tisigo e ricevuta la consacrazione episcopale il 22 novembre 2020 presso la Basilica di San Francesco di Assisi,
il 28 novembre successivo Papa Francesco lo ha elevato alla dignità cardinalizia. Dal 2020 fa parte della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica e dal 2021 del Dicastero per la comunicazione e della Commissione Pontificia per lo Stato della Città del Vaticano. Cardinale Mauro Gambetti ci parlerà tra polis e politica. Fratelli tutti, prego Eminenza. Bene, buongiorno a tutti, grazie per questa accoglienza. Mi sento un pochino di ritorno a casa, ecco, per tanti versi, soprattutto per i volti di amici, di fratelli, di sorelle con cui ho condiviso tante cose belle che rimangono nella memoria, ecco, scritte dentro la nostra esperienza, il nostro vissuto. Grazie per l'invito agli organizzatori in particolare, grazie anche a tutti voi che siete presenti, anche a coloro che non, magari non per amicizia ma per altre ragioni sono qui. Ho pensato a questo tema che credo che sia di grande attualità, anche se la guerra che è in corso sembra in un certo senso spostare l'asse dell'attenzione su temi di etnia, di cultura, di religione, e anche forse dal punto di vista geopolitico sembra che siano altre le questioni urgenti, come i rapporti Europa-NATO con Asia e lo zar nuovo. Ma in realtà il campo semantico di questo tema che ho scelto, polis politica, include anche le questioni che sono in corso, sia geopolitiche che religiose. Infatti polis politica, in fin dei conti, tratta della convivenza di persone, famiglie, comunità, fino al ruolo delle culture, delle etnie, delle religioni, dei popoli all'interno della convivenza civica. Allora, io vorrei affrontare questa cosa un pochino anche in modo approfondito, perché credo che dentro a questo rapporto, poi ho messo con questo interrogativo fratelli tutti, credo che ci sia una chiave di non di soluzione, ma di accesso al futuro, che altrimenti ho l'impressione che sempre più il futuro si vada stringendo come orizzonte e si vada sempre più non solo localizzando, ma direi asciugando, ecco, nella sua prospettiva spazio-temporale. Cerco di leggere, perché così sono un po' più stretto, perché altrimenti le cose vanno correndo, cioè mi prende la parlantina, chi mi conosce mi perdo, e allora cerco di stare un pochino centrato sul tema con questi appunti che mi accompagnano. Allora, il tema della città, della polis, è antico almeno quanto la Bibbia. È trattato nelle prime pagine del libro della Genesi fino alle ultime nell'Apocalisse. In Genesi 1:11 la città nasce con Caino, il primo omicida della storia, come risaputo. Egli divenne costruttore di città, si legge in Genesi al capitolo 4. Sembra un effetto collaterale della perdita della grazia in seguito all'esperienza del fratricidio. Lo stesso Romolo, però, come Caino, è un fratricida. Sembrerebbe che la città nasca come frattura di una fraternità che la precede. Al contempo, però, nella rivelazione biblica, la pienezza dell'umanità
e della storia, si realizza in una città. Il canone biblico inizia con un rimando al giardino e si conclude, il giardino l'Eden, e si conclude nella città descritta dall'Apocalisse, la Gerusalemme celeste, che è anche il compimento della città terrena. La città ci sfida anche dal punto di vista ecclesiale, senza nascondere la tensione e l'ambivalenza che sussiste tra giardino e città, tra natura e cultura, tra spazi rurali e spazi urbani. Dalla polis alla politica, l'altro termine, il passo è breve. Infatti il termine politica deriva dal greco politikos, che ha la medesima radice pol di polis. Polis, il luogo in cui sono riuniti i molti, o i polloi, sempre in greco, i quali, questi molti, si occupano di questioni che appartengono alla vita comune e al cittadino, politès in greco. La storia ci insegna che quando nasce la comunità politica, occorre organizzarla attraverso un sistema di poteri che decida l'organizzazione della collettività, assicuri anche la convivenza e la sopravvivenza nello spazio e nel tempo tramite l'istituzione, regoli i rapporti interni tra individui e gruppi sociali, una politica interna, e anche con le altre comunità, una politica esterna, e poi ancora che organizzi la sicurezza per garantire l'ordine politico. Secondo un'antica definizione di Platone, la politica è l'arte di governare, mentre per Aristotele la politica è il fine della vita etica. È da lui che abbiamo imparato come la vita associata sia un'esigenza naturale degli uomini. L'uomo è per natura un animale politico, diceva Aristotele, diversamente dalle bestie o dalle divinità che possono vivere isolate. Amministrare la polis significa garantire la partecipazione e il bene di tutti nello spazio pubblico, così secondo la filosofia greca. Per la tradizione cristiana, con San Tommaso, il governo è il mezzo che garantisce la vita buona, che aiuta anche la via della salvezza, mentre, andando al recentissimo passato, Paolo VI ha definito la politica come la più alta forma di carità, che vuol dire amore fraterno, sempre secondo lo stesso Montini. Allora, se questa è la prospettiva semantica, ho fatto un breve approfondimento sui termini, dico se questa è la prospettiva semantica, allora anche un piccolo e vivace centro come Savignano sul Rubicone assume i due fuochi della polis e della politica, che sono più o meno estesi in base a come si concepisce l'amicizia sociale e il governo, ecco, anche Savignano sul Rubicone assume questi fuochi per pensarsi e per svilupparsi nella storia e nella geografia. Infatti, da come ci si pone in relazione a questi due fuochi, polis e politica, una comunità può avere un carattere locale soltanto, oppure regionale o nazionale o internazionale. Savignano, che è famosa per essere stata la soglia attraversata da Giulio Cesare, che diede il là alla seconda guerra civile tra gli italici, sarebbe bello che divenisse ancora più conosciuta perché città-giardino, spazio aperto di convivenza, armonica, liberante, green e inclusiva. E allora il mio intervento vorrebbe così favorire una riflessione per
offrire un orizzonte che possa andare proprio in questa direzione, adesso dico per Salignano, ma in generale. Dopo l'aspetto semantico, vorrei mettere in rilievo le ambivalenze che sono insite dentro alla vita della città e alla politica. Le ambivalenze per quanto riguarda la città, forse sono nel concetto stesso, nella realtà stessa, sono insite. Direi quasi che è costitutiva della città l'ambivalenza, perché per essere un polo di aggregazione, nasce così, ogni città nasce per riunire. Per fare questo, al contempo deve escludere, creare confini, tant'è che la politica urbanistica si occupa di tracciare perimetri, talora, soprattutto nel passato, fatti da mura che proteggevano ma al contempo escludevano. E appunto la politica urbanistica nasce per regolare aspetti geografici, economici, sociali. A volte per appartenenza si configuravano e ancora oggi si configurano le città, oppure anche per regolare aspetti spirituali. Comunque si costruisce per condividere luoghi, tempi, ma al contempo si creano separazioni talora emarginanti. Cito Papa Francesco, Evangelii Gaudium, numero 74, dice così: non bisogna dimenticare che la città è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita, immaginari simili, e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e violenza. La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D'altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i non cittadini, i cittadini a metà o gli avanzi urbani. La città produce una sorta di permanente ambivalenza. La politica. La politica serve per governare la città, intesa come ovviamente il riunirsi delle persone o comunque il distribuirsi delle persone sul territorio. Già Aristotele aveva messo in guardia da tre possibili degenerazioni: la tirannide dell'uomo solo al comando che prende il potere illegalmente, l'oligarchia dei pochi ricchi che può degenerare in oclocrazia, cioè il governo della feccia del popolo, e la politeia in cui decide la massa indistinta. Nel corso della storia, in particolare in Occidente, dopo le due devastanti guerre mondiali e il fallimento delle grandi ideologie nella coscienza sociale dei popoli, è cresciuta la consapevolezza che la democrazia è la migliore forma di governo, in grado di tutelare la libertà e i diritti dei cittadini. Anche per la Chiesa, che promuove la fraternità politica come un modo di vivere basato sulla responsabilità, le democrazie e il loro sviluppo rappresentano una tappa di questo processo. Tuttavia, anche qui non mancano le ambivalenze ed è utile prenderne coscienza. Uno spaccato delle ambivalenze presente nella politica italiana, a livello internazionale anche sono evidenti, ma nella politica italiana
Lo spaccato di queste ambivalenze è emerso durante l'ultima elezione del Presidente della Repubblica, quando, al momento di accettare la rielezione, Sergio Mattarella ha usato parole come emergenza, giorni difficili, senso del dovere, imposizione. Emergenza. Nel suo editoriale dell'Espresso, dopo la riconferma del presidente Mattarella, Marco da Milano richiamava l'ultimo discorso di Aldo Moro del 26 febbraio 1978, prima di essere sequestrato, quando affermò: "Io credo all'emergenza, io temo l'emergenza." E da Milano continuava scrivendo: "Non è un'emergenza qualcosa che dura da decenni. Se è così, l'emergenza diventa permanente. La nostra emergenza permanente è l'assenza di un principio d'ordine del sistema politico che va avanti da decenni. Si può datare l'inizio con l'inchiesta Mani Pulite, data ufficiale di partenza 17 febbraio 1992. Il sistema dei partiti era il principio d'ordine che si era data la Repubblica fin dalla sua fondazione. Quel modello entrò in crisi nel cuore degli anni 70. Il principio d'ordine è venuto giù lentamente ed è andato come una grande slavina nel 92-93, mentre cresceva la domanda di uno Stato leggero, meno invasivo nella vita dei cittadini e nell'economia, e di un sistema istituzionale che restituisse agli elettori il potere di scegliere le maggioranze di governo e i rappresentanti nelle assemblee legislative. Bipolarismo e sistema maggioritario, democrazia dell'alternanza, erano le parole d'ordine con cui gli italiani votarono a grande maggioranza i referendum promossi da Mario Segni, 18 aprile 1993. Quel giorno fu abolito anche il finanziamento pubblico dei partiti, con oltre il 90% dei voti. Una scelta che oggi, scrive ancora da Milano, possiamo vedere come contraddittoria con la volontà di costruire un sistema maggioritario, perché nasceva la democrazia dell'alternanza, ma senza i soggetti politici, i partiti o le coalizioni, che avrebbero dovuto far camminare quel progetto nella società, e in quel vuoto si sarebbero infilati imprenditori televisivi, ex magistrati, comici, tutto quello che abbiamo visto nel trentennio successivo. Tutto questo non è bastato a costruire un nuovo principio d'ordine. L'unico principio d'ordine che il sistema è riuscito a trovare è un presidenzialismo di fatto, fondato ora sul premier capo della coalizione elettorale, ora sul Presidente della Repubblica. Il Presidente, principio d'ordine, quello di oggi, e i governi del Presidente, di sua emanazione, come il governo Draghi, e i partiti ridotti, in quasi tutti i casi, a compagnie di ventura. Questi si sono riparati sotto l'ombrello protettivo di Mattarella per evitare il discredito, il disastro. Poi continua. Ambivalenze che sono dentro a questi due organismi, potremmo chiamarli così, che sono polis e politica. Cosa fare? Calvino, nell'opera Le città invisibili, con un'immagine potente, ricorda che per stare insieme ci sono due modi possibili. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Provo a illustrare questo secondo modo.
che Calvino individua. La via per la polis è umanizzare la città. Può essere utile confrontarsi con l'ambivalenza raccontata nel mito di Babele, che credo tutti quanti conosciamo al capitolo 11, sempre di Genesi. L'episodio della torre di Babele è preceduto dalla tavola dei popoli al capitolo 10, nella quale vengono elencate le diverse popolazioni con i relativi capostipite, i territori occupati e le lingue parlate. L'immagine che ci offre l'autore è di una distribuzione dei popoli sulla terra dopo il diluvio universale, quando l'umanità aveva un'unica lingua e uniche parole. Così al capitolo 11, versetto 1. Poi, versetto 3, gli uomini si dissero l'un l'altro: venite. Raccogliersi, lo dicevo anche prima, è la forma primordiale del processo di umanizzazione. E da una parte il mito di Babele parla della città come modo specifico in cui l'umanità realizza se stessa. Dall'altra parte, dall'altra parte è anche il luogo dell'emancipazione attraverso la tecnica. Facciamoci mattoni e cuociamoli nel fuoco, questo sempre nel prosieguo del racconto. Questo significa emanciparsi dalla fatica obsoleta rappresentata dai grandi blocchi di pietra delle costruzioni arcaiche che al narratore biblico ricordano l'Egitto della schiavitù e la città deposito di Pitom e Ramses. Babele è la fenomenologia di un progetto sociale tecnicamente emancipato e umanamente autonomo, ma fine a se stesso, e l'ambivalenza della città. Si legge, sempre 11, versetto 4, «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». L'insediamento urbano si può trasformare, come nel caso di Babele, in un idolo. Questo mito di Babele descrive il rischio della ideologia, parla del pensiero unico che si annida nella città umana, o a volte nella chiesa anche, autofondandosi. Dio si affaccia e, direi quasi sorridendo, vede e dice: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola, pensano allo stesso modo, l'uniformità. Dio interviene per non lasciare che la convivenza umana divenga un inferno, quello degli indistinti, la massa, e dei protervi. Dice Genesi, là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. E poi per questo si chiamò Babele. Bab-el, la porta di Dio. È interessante perché è da quel momento in poi che gli esseri umani possono capirsi soltanto imparando le parole che l'altro sa usare e quindi aprendosi a parole diverse dalle proprie. Da lì comincia davvero la nuova umanizzazione, dalle differenze che vengono rispettate, che vengono in qualche modo promosse da questo intervento di Dio. Perché si raggiunge l'unità e anche la comunione in una città non attraverso l'uniformità, ma attraverso la fraternità, che è la via dell'incontro con l'altro, dell'accoglienza e della valorizzazione nella sua unicità, e anche del cammino insieme per costruire una città in cui ciascuno dia il meglio di sé.
Da questa narrazione vorrei trarre alcune esemplificazioni che vi propongo. La relazione tra gli uomini è il fondamento e il fine della città. Persona, comunità, società devono intrecciarsi tra loro senza soluzioni di continuità, ma al contempo lo devono fare in modo rispettoso dell'identità propria dell'individuo. In altri termini, i luoghi urbani devono essere spazi di condivisione dove ciascuno può trovare la propria vocazione. Occorre pertanto investire sui luoghi essenziali allo sviluppo della persona e della comunità: famiglia, scuola, luoghi di cura, istituzioni e così via. Ma poi la qualità della civiltà di una città è data anche dall'esistenza di centri sportivi, parchi, piazze, spazi di incontro improntati all'accoglienza e allo spirito della gratuità e alla bellezza. Una città umanizzata è quella caratterizzata da luoghi civici di riflessione, di dibattito, di condivisione e dall'offerta di tempi diffusi di spiritualità da vivere in spazi e momenti specifici. Ci tornerò, ma non dimentichiamo che solo ciò che trascende unifica e comprende. Ciò che resta immanente divide ed esclude. Dicevo, è ambivalente in sé la ideologia della città che per riunire deve escludere, alzando mura. Occorre un principio di trascendenza per poter rendere la città e qualsiasi luogo di convivenza umano un luogo di unione, di comunione, di comprensione. Per questo andrebbe sviluppata la città secondo tre verbi: progettare, costruire, gestire. Così soltanto si può generare una ecologia integrale, secondo termini della Laudato Si' di Papa Francesco, dove il raggiungimento di stili di vita energicamente efficienti e low carbon si accompagnino al raggiungimento di una vita in pienezza per tutti i cittadini. In altri termini, non si può andare a casaccio, occorre progettare, costruire, gestire. Per vincere la sfida rimane fondamentale l'impiego delle nuove tecnologie, dai sensori a internet, dai sistemi di controllo e di gestione che utilizzano l'intelligenza artificiale alle biotecnologie. Certo, occorre anche comprendere cosa significhi sviluppare sistemi automatici o autonomi che garantiscano gestioni efficienti di edifici e servizi urbani come il traffico. Qui non c'è problema, ma se venite a Roma vi accorgete di cosa voglia dire. Senza compromettere la libertà personale e manipolare i cittadini. E ancora occorrerà anche comprendere come rispettare la privacy, la libertà personale, al contempo però poter accedere a dati e informazioni, ad esempio sulla mobilità urbana, l'interazione negli spazi e anche l'utilizzo delle energie. Ma non è impossibile, e faccio degli esempi, adesso così, senza pretese, ma per dire che non è campato in aria tutto questo, ma può cadere, o meglio, scendere al suolo. Come concretizzare queste idee? Adesso non so se a Sanignano, però nelle città. Tre scenari. Uno, promuovere la partecipazione. Per investire su una città ecologica, di cui prima richiamavo qualche tratto, e digitale a misura d'uomo, occorre introdurre la persona, le persone, all'interno del sistema di controllo su tutte le scale. Dalla progettazione partecipata nei quartieri alle interfacce di controllo negli smart buildings. Per non essere divisivi e divisi, occorre discernere comunitariamente sulle trasformazioni che sostengono
più ecologia integrale. Siamo in una fase di transizione per poter pensare di approdare a un nuovo modello, occorre partecipare, che siano coinvolti tutti sui vari livelli, dicevo, dalla progettazione fino al controllo anche dei sistemi. Secondo, promuovere la multidisciplinarietà. La transizione richiede un approccio multidisciplinare, secondo la logica del tutto connesso che il Papa richiama sempre nella Laudato Si. In questo senso occorre costruire ponti comunicativi per far dialogare discipline lontane apparentemente, come l'antropologia, l'informatica, la psicologia, l'ingegneria e così via. La multidisciplinarietà dovrebbe favorire l'ascolto sempre dei cittadini e il loro coinvolgimento, come ricorda sempre il Papa. Lo cito perché è bello questo passaggio, nel Laudato Si, al 150. Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore servire un altro tipo di bellezza, la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l'ambiente, l'incontro e l'aiuto reciproco. Anche per questo è tanto importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all'analisi della pianificazione urbanistica. Terzo, la città del futuro sarà tesa verso due polarità, quella del locale e dell'identità e quella del globale, del destino comune che condividiamo. Tuttavia, per renderle armoniose le città, credo che occorra uno scambio tra l'urbe e l'orbe, tra la città e il mondo, tra il territorio urbano e quello rurale. I centri e le periferie andrebbero pensati in una relazione di osmosi che arricchisce le rispettive polarizzazioni dell'esperienza umana grazie ad una positiva contaminazione. In particolare zone rurali, zone cittadine, zone urbane. Si tratta di progettare, la chiamerei così, la Savignano d'Italia, immaginando, quando si progetta, una pianificazione che comprenda tutto il territorio circostante in una struttura realmente sussidiaria, anzitutto comunale, ma poi via via provinciale, regionale almeno, per favorire un reciproco scambio. Ad esempio, grazie alla tecnologia, si può pensare sul territorio al coordinamento di comunità energetiche autonome all'interno di una smart grid per scambiare e gestire i flussi di energia in maniera sistemica e ottimizzare lo stoccaggio e il consumo. Questo modello favorirebbe tanto la cooperazione a livello anche sociale e politico, e aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi della neutralità carbonica che ci siamo prefissi per il 2050. Lasciamo un attimo la città, passiamo alla politica. L'amore politico. Il mondo non è dominato da forze spirituali buone o cattive che controllano tutto. Questa è una concezione un po' magica, mitica, ma dalla libertà del creato, che è realmente autonomo, e degli esseri umani, che sono realmente liberi. Dio dona il suo spirito per infinite possibilità di bene da cogliere, ma sono gli esseri viventi a scegliere tra la vita e la morte, come ricorda Deuteronomio. Dio continua instancabilmente a dare possibilità di vita e ne darà ancora, nonostante quello che vediamo. Credo che il mondo non abbia futuro se non si sviluppa un ordine sociale, economico e politico fondato sulla fraternità. A mio avviso si tratta di una scelta tra dentro o fuori. Sotto il nostro sguardo c'è di tutto, i conflitti, il depauperamento dei territori e dei popoli, gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici, le sofferenze crescenti, soprattutto tra i più deboli, perdita di una coscienza critica,
tra la gente, i miti del successo, dell'affermazione di sé, della soddisfazione personale, favoriscono la logica spietata della globalizzazione, governata però dal potere tecnocratico ed economico di società extrastatali che sono nelle mani di singoli o di oligarchie. La massificazione è tra gli obiettivi dell'economia globale e a pagarne il prezzo sono soprattutto le nuove generazioni. Sono in atto, come dice il Papa nell'enciclica Fratelli Tutti, delle vere e proprie forme di colonizzazione culturale che azzerano le differenze. Avanzano la standardizzazione insieme al degrado morale e l'erosione dell'identità e del capitale. Ora, senza rimpiangere il passato, che è una nostalgia quasi inutile, ciò che conta, come dice il Papa nella Fratelli Tutti, è far rinascere un'ispirazione mondiale alla fraternità. E c'è, importantissimo perché questo rinasca, un passaggio che credo sia decisivo, e cioè quello della spiritualità dentro alla polis e dentro alla politica. Dedico uno spazio a questo che, a mio avviso, appunto, è uno snodo fondamentale, altrimenti si parla tanto di fraternità, ma poi non riusciamo a metterla a terra perché forse non ne capiamo fino in fondo l'origine e il valore. In genere si ritiene che il tempo della liturgia, inteso come il sacro in generale, abbia poco a che fare con il tempo della vita e sia solo una parentesi. È in corso però, cioè non però, è in corso ormai da tempo un'inversione di paradigma rispetto in particolare al tempo del dopoguerra, ma dagli anni 60 in poi le chiese, che prima erano al centro delle città e del quartiere, progressivamente si sono decentrate dal vissuto sociale. La presenza della Chiesa in ambito politico, nel bene e nel male, sempre nei tempi che furono, si misurava sulla capacità di educare le coscienze, di fare cultura. Oggi la vita di fede è relegata a una posizione marginale, costretta a richiamare la legittimità della propria presenza nella cosiddetta sfera della laicità. Un ribaltamento di prospettiva davanti al quale, forse tutti un po' impreparati, perché è arrivato così progressivamente, quasi senza che ce ne accorgessimo del tutto, comunque di fronte a questo ribaltamento di prospettiva della posizione della centralità o decentralizzazione della spiritualità, adesso ho detto la Chiesa, ma è proprio forse il termine più proprio della spiritualità, vi sono, dicevo, rispetto a questo cambiamento, diverse reazioni, sia tra i cristiani che tra la cultura laica non credente. Le richiamo queste reazioni per esplicitare cosa non è per me spiritualità, che invece ritengo sia, debba essere il centro sia di una della polis che della politica. Ne parlo da un punto di vista cristiano, anche se sarebbe utile forse un confronto, un dialogo con altre religioni, ma è ovvio, io ho questo come punto di vista e come patrimonio. Allora, tra i cristiani, davanti a questo cambiamento, alcuni cercano di mostrare i muscoli ancorandosi alla cultura populista. Si tratta di posizioni che non considerano la mediazione come un valore e il progresso come un dono. I segni cristiani vengono utilizzati, fra gli altri, nella costruzione politica di un'identità religiosa etnico-nazionale,
basata sulla contrapposizione tra un noi ideale e un loro da respingere. È il rischio, sotto sotto, di un politeismo che giustappone segni diversi con un significato univoco, simile a quello degli amuleti. È una preoccupazione più che un pericolo. Quando si ha paura di costruire nuovi mondi, come per esempio l'Europa multiculturale, riaffiorano linguaggi identitari. Non è questa la spiritualità che aiuta a umanizzare le città e che promuove l'amore politico. Altri cristiani promuovono opere e valori riconosciuti socialmente, senza però quell'eccedenza spirituale che connota la loro origine di persone rinate dall'alto, rinate dallo spirito. E si livella tutto sulle forme di organizzazione sociale. Altri ancora si chiudono in gruppi settari che si vantano di essere in rottura con tutti, perché loro sono quelli autentici, puri. E tutti gli altri, a differenza di questi, ragionano come il mondo e loro, soltanto loro, secondo una diversità che sarebbe di Dio, da Dio. Anche questo non è ciò che intendo come spiritualità della città umanizzata e dell'amore politico. Tutte queste reazioni non appartengono allo stile ecclesiale, che invece fin dall'inizio si è immerso nella vita delle comunità umane per promuovere negli spazi pubblici la dignità e l'inclusione, la solidarietà e la laicità. Infatti la laicità non è negazione oppure neutralità del proprio credo nello spazio pubblico, ma è ascolto, condivisione, incontro e dialogo tra culture, idee e forme di religiosità. Reazioni invece del mondo non laico, laicista. Tra i laicisti, invece, mi pare che emergano per lo più due posizioni eterodosse rispetto al senso autentico della laicità nella cultura nostra. Allora, ci sono quelli che si ritengono difensori della libertà e lanciano battaglie su svariate questioni come la presenza del crocifisso in un'aula di scuola, l'esenzione fiscale per attività di culto e sociali che non sarebbe da consentire, da accordare. E ci sono altri invece che ritengono la religiosità una cosa per bigotti o vecchiarelle, che non ha sufficiente dignità per entrare nell'agorà della cultura e della politica. Questi sono ancora i rappresentanti di quella schizofrenia introdotta da una domanda di kantiana memoria di senso, o meglio, che voleva essere scientifica, cioè se la metafisica può dirsi una scienza. Ecco, questi rappresentano ancora questa schizofrenia e perpetuano un deficit intellettivo che è di carattere epistemologico. Non entriamo nel dibattito, ovviamente, ma è per dire che anche qui non ci siamo circa il termine spiritualità e i significati che si porta. Al contrario rispetto a questi, i cittadini intelligenti e umanamente maturi ritengono che la spiritualità in genere e la vita di fede in specie costruiscono lo spazio della città e della politica, o meglio, contribuiscono a costruirlo, illuminando quei principi universalmente condivisibili che permettono a una società di crescere in umanità.
Così i cristiani adulti nella fede rispetto a quelli di prima che dicevo, questi cristiani adulti nella fede pensano di essere immersi nello stesso tessuto cittadino degli altri e nello stesso habitat culturale di tutti e si pongono in un atteggiamento costruttivo, come ricorda sempre Papa Francesco nella Laudato Si. Sintetizzo, abbiamo tutti bisogno dell'aiuto di tutti. La nostra tradizione cristiana ha questo o quel bene da offrire, ma dentro ha una condivisione. La Chiesa, d'altronde, nello specifico, non ha alcuna necessità di essere al centro della città o della politica, perché questo non è il proprium ecclesiale. Piuttosto la Chiesa è chiamata a proporsi come un bene per tutti. Questo è il proprium ecclesiale. Per questo, secondo me, è giunto il tempo di mettere a fondamento della progettualità politica e urbana una spiritualità autentica, senza la quale l'educazione risulta inadeguata per il mondo in cui siamo, così destrutturato. Senza una spiritualità, i mezzi della tecnologia sovrastano le intelligenze, le sovrasteranno. Gli algoritmi sono di una potenza incredibile, di una performatività che noi non possiamo, con cui non possiamo competere. L'economia senza una spiritualità è un Moloch che detta legge e divora le società. Le attività umane senza una radice spirituale sono sempre più di superficie ed effimere. La vita dell'uomo perde progressivamente senso, bellezza e felicità. Progettare umanamente significa ritornare a contemplare, sempre Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. L'interiorità aiuta ad avere occhi capaci di cogliere la vita dentro le città per distinguere, come dicevo citando Calvino, ciò che non è inferno e dargli spazio. Per la Chiesa la dimensione olistica d'insieme su cui fondare una democrazia ecologica si sviluppa intorno a due poli: l'inseparabilità della preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore, e i quattro livelli dell'equilibrio ecologico: quello interiore con se stessi per sanare l'inquinamento del cuore, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. Laudato sì, ai numeri 10, al numero 10 e 210. Bene, per favorire questo processo però è necessario che la Chiesa spalanchi le sue porte e offra i suoi spazi per formare politicamente i suoi giovani. Ultimo passaggio e chiudo. La buona politica. Quando la Repubblica Francese si costituì, il suo programma fu sviluppato sul trinomio maturato nei club parigini durante la rivoluzione: libertà, egalità, fraternità. Credo sia interessante notare come nei momenti di grande crisi, come quella che attraversava la Francia dell'Ancien Régime, le persone cercano i principi fondamentali attorno ai quali orientarsi. Tra questi spicca la fraternità, con al centro la categoria della relazione. La fraternità che coronava, guarda caso, un climax interno al trinomio che andava a bilanciare, quel trinomio della Rivoluzione francese, andava a bilanciare la libertà che è centrata, era centrata su individuo,
sull'individuo, e l'uguaglianza, che invece è relativa al confronto dell'individuo con i suoi simili, circa il loro stato sociale. La fraternità bilanciava appunto individualità e uguaglianza, cioè libertà e uguaglianza, con questi due accenti di individualità e confronto, li andava a bilanciare per riequilibrare il tutto. Sappiamo però che è stata la più disattesa la fraternità dentro alla Repubblica Francese. Oggi invece ritorna, come dicevo prima, ad essere urgente e decisivo questo valore. Senza la fraternità io penso che le città del futuro saranno invivibili e la politica e il futuro siano davvero a rischio. L'enciclica Fratelli Tutti lancia al mondo politico una provocazione e un salvagente, impegnandosi nel declinare il tema della fraternità dentro alle sfide sociali ed economiche di oggi. Per Papa Francesco il concetto di buona politica non è una dottrina, non è un modello astratto, nemmeno un percorso teorico, ma una prassi. Inizia dal definire la fraternità, Papa Francesco, ascoltando il grido di coloro che patiscono le conseguenze della sua mancanza, cioè dei poveri, dei miseri, dei bisognosi, degli orfani, delle vedove, dei rifugiati, delle vittime delle guerre, delle persecuzioni, delle ingiustizie, dei popoli che hanno perso sicurezza, pace e comune convivenza. Così come recita in chiusura della Fratelli Tutti il suo appello alla fraternità. Non ci si può addentrare nell'enciclica, ma spero, se non l'avete letta, spero che vogliate farlo, perché veramente credo che sia veramente una proposta di alto profilo. Però richiamo il fondamento spirituale, perché dicevo, ritengo essenziale tornare a una radice spirituale. Bene, ne richiamo il fondamento spirituale, che è l'icona biblica del buon samaritano, perché da lì si può partire per ricostruire un nuovo paradigma politico, quello della buona politica. Tre punti da cui partire. Primo, si diventa prossimo grazie all'incontro personale che va oltre le diverse culture di appartenenza. Altrimenti c'è sempre un motivo in politica per negare la fraternità e arrivare alla guerra. Scrive il Papa. Il problema è che espressamente Gesù mette in risalto che l'uomo ferito, nel racconto del buon samaritano, l'uomo ferito era un giudeo, abitante della Giudea, mentre colui che si fermò e lo aiutò era un samaritano, abitante della Samaria. Questo particolare ha una grandissima importanza per riflettere su un amore che si apre a tutti. Secondo, il bisogno dell'altro è un principio politico, e la politica è chiamata a organizzarlo. Punto di rottura è rappresentato dal versetto 33 della parabola del Samaritano, capitolo 10 di Luca. Scrive ancora il Papa: si commosse a causa del bisogno dell'altro. La commozione è la forma più alta di amore, perché permette di dire eccomi. E più in là aggiunge Papa, cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto, è un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. In mezzo all'attività politica, i più piccoli, i più deboli, i più poveri devono intenerirci, hanno diritto di prenderci l'anima e il cuore. Terzo, il nuovo paradigma che fonda la politica della fraternità si dovrebbe fondare,
si fonda sui 10 verbi contenuti nei versetti 34-35 del capitolo 10 del Vangelo di Luca, che presentano un vero e proprio decalogo per descrivere l'amore. Pensate alla buona politica. Lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese cura, pagò, fino al decimo verbo, al mio ritorno salderò. Ho voluto richiamare questi spunti perché se muore il prossimo in politica, allora muore il senso umano della politica, quella su cui si fonda il nostro convivere. La spiritualità in politica ha questa radice. Lo ribadisce anche il mio amico, padre Francesco Occhetta, nell'articolo pubblicato su Gregorianum, Fraternità come nuovo paradigma politico. Dice padre Francesco, la fraternità rimanda al nascere accanto a un altro, trasforma i soci in fratelli. Supera il significato di fratellanza, quella dei vincoli di sangue o etnici, in cui si include il simile ed esclude il diverso. Trasforma la giustizia da vendetta in riparazione, le guerre in processi di pace, le crisi personali in relazioni nuove. Perciò occorre investire energie e tempo sulla spiritualità della fraternità. Abbiamo fatto nascere una fondazione che in Vaticano, che abbiamo chiamato proprio Fratelli Tutti, per aiutare a costruire amicizia sociale e fraternità politica attraverso la formazione e il dialogo tra mondi in conflitto, culture e religioni. Occorre partire, ho fatto questo esempio, perché occorre partire da ciò che è possibile. La via, cito Eleanor Roosevelt, che è una delle donne che ha contribuito a scrivere la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48. La via, dice, è quella di ricominciare da posti piccoli, vicino a casa, il quartiere in cui si vive, la scuola che si frequenta, la fabbrica, il campo o l'ufficio in cui si lavora. Per questo sono esperienze luminose anche i testimoni silenziosi e le piccole parrocchie sperdute che testimoniano amicizia e prossimità. La Chiesa si sente chiamata a prendersi cura, far crescere, dare possibilità, condividere beni di ogni tipo, combattere le ingiustizie e le sofferenze, individuare i deserti e farli fiorire. È quello che intendiamo fare, dicevo, anche con questa fondazione in Vaticano, ma è l'auspicio anche che sento così di condividere per questo piccolo paese vivace Savignano, che possa diventare anch'esso testimone luminoso di questa spiritualità della fraternità. Grazie. Immagino che ci saranno un po' di domande, siamo disponibili, il Cardinale è qua con noi. Complimenti, Eminenza. Vorrei un'opinione sua così, sull'argomento della guerra, proprio sul principio della fratellanza. Il patriarca Kirill, che appunto sappiamo che ha preso una posizione veramente incredibile, definendo che la guerra è giusta e che il popolo ucraino guidato da nazisti, gay, eccetera, va appunto combattuto. Quello che dispiace è che appunto la fratellanza, il patriarca di Kiev,
che dipende dal patriarca di Mosca, non ha preso la posizione, o perlomeno non ha in difficoltà, anche perché i fratelli russi uccidono i fratelli ucraini, quindi penso che Papa Francesco abbia un grosso disagio su questa situazione. Per sapere il suo parere. È uno degli scandali della Chiesa, che la Chiesa non è solo quella cattolica, la Chiesa è quella universale, che comprende diverse confessioni cristiane, ma comprende anche tanti, diciamo, anche i non credenti. È uno scandalo perché purtroppo noi cristiani in genere abbiamo contribuito nella storia a ingenerare conflitti. È famosa, no? La guerra dei 30 anni, ma c'è il 600 che ha sancito, come dire, quella definitiva disillusione che ci ha fatto bene sicuramente, ma ha fatto tanto anche male, quella disillusione dal poter pensare che ci fosse una sorta di coincidenza tra vita ecclesiale, vita cristiana, tra Chiesa e Stato, sostanzialmente. E noi piano piano abbiamo, soprattutto la Chiesa Cattolica in questo, piano piano ha preso coscienza del suo vero ruolo all'interno delle società, cosa che forse non ancora del tutto è avvenuta per il mondo ortodosso, in cui c'è ancora un legame più stretto tra Chiesa e Stato, tra istituzione civile e istituzione ecclesiastica. Per cui credo che risenta molto di questa commistione ancora Kirill, lui, ma tutta l'ortodossia moscovita. Dopo quella di Kiev, a dire il vero, è più complessa come realtà, perché ha anche al suo interno una compagine, tra l'altro nutrita, di ortodossi che non dipendono più dal patriarcato di Mosca, ma sono legati a Costantinopoli. Per cui ci sono due anime anche all'interno della Chiesa ortodossa ucraina. Dicevo, ecco, loro si trovano dentro a questa stretta che viene un po' dalla storia, non è soltanto di oggi, e credo che siano in difficoltà. Le dichiarazioni di Kirill effettivamente sono un po' stupefacenti e non è facile anche riuscire a comprenderle del tutto. Sicuramente, da quel che so, ecco, c'è anche un controllo, insomma, anche esercitato dal potere temporale sull'istituzione della Chiesa ortodossa. Quindi veramente non è semplice, soprattutto questa giustificazione legata a un modello occidentale così genericamente espresso, che sarebbe un modello che va a destabilizzare o a disorientare, insomma, la popolazione, poi in fin dei conti sovietica russa. Non è facile. Io ho questa idea, cioè che a noi cristiani in certi momenti spetta, oltre a cercare, insomma, di fare quello che è nel possibile per difendere la vita, tutto quello che possiamo fare, sacrificando anche qualcosa di nostro per poterla difendere in tutti i sensi. Oltre a questo, credo che a noi spetti veramente tanto questo ministero. È legato soprattutto al sacerdozio, ma al sacerdozio battesimale, il ministero dell'intercessione, perché
perché in questi frangenti il male, il maligno, ma veramente trova spazi aperti, campi aperti, delle praterie, e per arginarle ci vuole una forza che è spirituale prima che soltanto materiale. Ecco. Quindi abbiamo un compito in questo di custodire con tutte le forze, con tutto noi stessi, l'amore verso le persone che sono implicate in questo conflitto. Guai a farci portare via questo principio che è pasquale, l'amore del crocifisso, ma guai a farci portare via questo per ergerci noi a giudici della, in particolare della storia o comunque delle persone. Ci sarà chi dovrà farlo, prima o poi anche ci sarà, ma noi abbiamo un compito che trascende, direi, quello strettamente così temporale, ma è incisivo, se noi siamo in grado di fare questo riusciremo a far sì che si riconcilino anche questi popoli, che si riconcilino le parti. Se noi non siamo in grado di farlo, contribuiremo, come abbiamo fatto altre volte, invece che a far crescere, come abbiamo fatto nel corso della storia, perché i gradi anche di civiltà che abbiamo raggiunto li dobbiamo in gran parte al Vangelo, che si è piano piano sempre di più impastato nella storia umana, però abbiamo anche contribuito con delle ideologizzazioni e appunto e con delle con l'assunzione di compiti che non ci sono stati assegnati, abbiamo contribuito anche a guerre laceranti, a divisioni di cui ancora portiamo i segni, noi portiamo ancora dentro la memoria collettiva d'Italia, ma non solo d'Italia, anche d'Europa, noi ci portiamo ancora i segni, le ferite di lotte fratricide non sanate, non ancora riprese in mano e esorcizzate come si può, perché poi tutte le volte che si nomina, che so io, comunismo, fascismo, si nomina, siamo ancora lì che non riusciamo a dirci le cose, a comprenderle. Quindi, ecco, dicevo, io vedo così, Papa soffre tanto questa situazione, anche lui fa quello che può, stiamo anche cercando, pensando cosa si può fare, sono andati due cardinali in particolare, così una sorta di delegazione per cercare di capire cosa si può fare, come fare, ma veramente la situazione è così, in cui ci sentiamo impotenti e la nostra potenza in realtà è quella di partire da lì, dalla Pasqua. Abbiamo assistito in un silenzio che è doppiamente il caso di definire religioso a una lezione magnifica. Il silenzio profondo, che è un silenzio di riflessione e di meditazione, mi faceva pensare alla grande opera di Agostino di Ipona, il De Civitate Dei, e in particolare alla lotta perenne, insanabile, tra la città di Dio e la città terrena. E anche al fatto che ci sia una tentazione di tutte, anche di tutte le chiese, a immergersi, lasciando fuori appena la cima dei capelli, nella città terrena. E le parole
di Cirillo, che tra l'altro porta il nome di uno diventato santo, ma che aveva massacrato tutti i pagani fino al punto di convertire tutta la Russia. Le parole di Cirillo sono proprio quelle o sono state elaborate dalla propaganda di guerra? Perché non mi sembra di una levatura teologica così scarsa che un papa di quel tempo, mi sembra davvero strano che possa averle pronunciate. Ora volevo dire, l'immersione delle chiese in tutte le epoche, nelle vicende temporali, le fa partecipare della città di Satana, cioè della città che non guarda Dio e mira Lui, ma guarda le cose di questo mondo e lascia che se ne intride il suo cuore. E questa è la vicenda tragica. Se tornassero tutte a guardare in alto, forse, sollevando un po' lo sguardo dalle cose della città terrena, forse aiuterebbero davvero la città terrena stessa a fuoriuscire da vortici tremendi come quelli che forse stanno coinvolgendo al mondo in una guerra definitiva. Sì, sono d'accordo. C'è la lettera di Onieto, forse è di un autore del secondo secolo d.C., che secondo me è di un'attualità straordinaria, dove questo autore dice che cosa sono poi i cristiani, in fin dei conti, no? Dentro la società. Ma i cristiani non si distinguono dagli altri, né per razza, chiaramente, né per abitudini, né per il cibo che mangiano, non si distinguono dagli altri, come fanno tutto come gli altri, però appunto con quella levatura, con quella elevazione dello sguardo e quindi quello stile che li contraddistingue. E io sono di questa idea, c'è un pensatore in particolare del Novecento, un teologo, Karl Rahner, che diceva, ma riprendendo questa idea che la Chiesa è dentro alla realtà temporale e ci sta dentro perché, ecco, lui diceva più o meno così, perché Dio vuole che la Chiesa in qualche modo si contamini del mondo perché lei è in grado di produrre gli antidoti, gli anticorpi per respingere il male e far fiorire il bene. E lo è perché è la Chiesa di Cristo, perché Cristo è in questo corpo. E allora per questo anche dicevo, noi, cioè i cristiani, chi si riconosce cristiano non può assolutamente derogare a questo compito. La missione del cristiano, la vocazione è innanzitutto questa, quella di mantenere vivo il fuoco dello Spirito dentro alla storia, acceso il fuoco dell'amore di Cristo dentro la storia. Questo è soltanto noi, questo, non l'amore in generale e tutti, ma l'amore di Cristo dentro la storia soltanto i cristiani. Allora, se noi, ecco, se noi perdiamo noi questo, è finita, nel senso che chi altro può mediare, ecco, trasmettere questo dono immenso che ci è stato fatto? Ecco, per cui sono d'accordissimo. Io sono anzi, oltre che d'accordo, io sono un tifoso della contaminazione tra popoli, tra razze, tra virus, contaminiamoci, perché questo qui ci aiuta a
o meglio, possiamo aiutare davvero. E quindi una Chiesa che si immerge, per me è questa l'immagine che userei, di una immersione dentro al mare del mondo per far emergere, non solo per tirar su, ma anche far emergere quello che c'è già di buono, quello che diceva Calvino nelle città, ma così nel mondo, no? Non tutto è inferno, c'è un sacco di bene che a volte è nascosto, un po' annidato, a volte invece anche viene avanti, che fanno persone che non c'entrano niente con la Chiesa. Benissimo, ecco. Noi abbiamo così anche il compito di arricchirci di questo bene e contribuire poi a promuoverlo, oltre che a portare il nostro bene. Per cui sono... Io me l'immagino proprio così, ecco, anche la Chiesa del futuro, sempre più immersa, sempre più umilmente immersa dentro alla storia e sempre più chiara nella far risplendere il volto di Cristo crocifisso e risorto. Prima di tutto demistifico un po' l'atmosfera. Bravo Roberto, facendo presente, hai parlato di tifoseria, che per la festa del crocifisso di quest'anno, l'anno passato, il cardinale è venuto a salutare gli amici fedeli longianesi, i quali gli hanno porto degli omaggi, fra questi un gruppo di interisti che fece, gli ha fatto un regalo tutto a colori nero-azzurri, lui l'ha accettato col suo proverbiale sorriso, ma poi si è dichiarato juventino. E niente, tra le tante considerazioni in questa tua dottissima Lectio Magistralis, io ne sottolineo due. Una in particolare, quando hai rilevato che sino agli anni 60 la Chiesa, ma proprio come fabbricato, come era il polo di riferimento della polis, poi è stata portata in periferia, e lo è tuttora, in un momento di crisi come stiamo vivendo da diverso tempo. In altra epoca la Chiesa sarebbe stato il punto di rifugio, con i suoi principi, con la sua spiritualità. Hai perfettamente ragione quando dici che senza spiritualità l'uomo finisce, la tecnologia lo distrugge, gli algoritmi sono imbattibili. Orbene, perché mai invece in questo momento abbiamo le chiese vuote, una partecipazione sempre minore alle cerimonie religiose, alla professione di fede? C'è qualche errore? Cosa può fare la Chiesa romana, vaticana? Quello possiamo fare tutti noi. Grazie. Questo domandone di sì, io ovviamente non ho la risposta, ce l'avessi avremmo già risolto. Non ho la risposta e posso solo dire quello che cerco di fare io, che mano a mano, insomma, che cammino, perché è veramente questo un percorso che Dio guida per ciascuno e per tutti. Io mano a mano che cammino mi rendo conto sempre di più che a me è chiesto, e poi dopo adesso non voglio estrapolare, ma cioè per induzione, insomma, generalizzare, ma a me è chiesto principalmente di custodire questo dono, cioè di custodire questa bontà di Dio che con il battesimo è stata riversata in me. Di custodirlo con tutte le forze, che vuol dire cercare, cioè costi quello che costi, quindi rinunciando a tutto quello che si contrappone, in tutti i modi mantenere vivo questo legame con il Signore Gesù
in tutti i modi. Per cui quando c'è qualcosa che mi accorgo, perché la coscienza non è che si accorge di tutto, qualche cosa ogni tanto, paf, e dici, ma guarda, questa cosa qui non è allineata con il Vangelo, con la persona di Gesù. Ad esempio, perché vengono, no, sentimenti di, adesso guardando la situazione che c'è alle porte nostre, e ti vengono i sentimenti di vendetta, di la rabbia per bene, e non va, non è allineato del tutto. E allora dico, il compito, cioè il modo per me è quello di ricominciare sempre da questo legame con il Signore Gesù, dalla sua persona, dal suo cuore, per poter tenere vivo dentro questo suo fuoco d'amore. E credo, appunto, dopo dicevo, per insomma, cioè le generalizzazioni non rendono mai ragione fino in fondo, quindi, però, che uno dei compiti, ecco, che la Chiesa ha, sia proprio questo, di ritrovare questo legame. La Chiesa, intendo, cioè le istituzioni sicuramente devono fare la loro parte, allora in Vaticano noi cerchiamo di lavorare su questi temi, di creare, di costruire fraternità, di fare, insomma, il Vaticano non è tutto quanto l'orrore di cui si parla, ma insomma ci sono tante persone che veramente si dedicano con una, così, nel nascondimento, con tanto, va bene. Però questo qui è un compito di tutti, assolutamente. E in questo tempo in cui c'è tra l'altro una sete enorme di spiritualità, di spirito, secondo me è uno delle principali chiamate, ecco, degli appelli che ci arrivano dalla storia e da Dio. Cioè, io lo cito ormai quasi ogni volta che ho la possibilità, c'è un articolo, insomma, un'intervista che ha rilasciato Giuseppe De Rita più o meno un anno fa all'Osservatore Romano, se vi capita di andarla a riprendere, che secondo me è veramente, lui è un sociologo, no? È uno dei più grossi nostri statisti, direi, è stato direttore del Censis a lungo, e cattolico, insomma, con una formazione solida alle spalle, tant'è che nell'intervista che gli chiedevano ma cosa pensa del sinodo, insomma queste cose qua, lui dice ma secondo me o si fa un sinodo dello spirito sullo spirito, se no, ma perché, e giustificava così, appunto, dicevo, con una formazione solida anche dal punto di vista teologico, diceva, richiamando la teologia della storia, che è un modo di leggere le fasi dello sviluppo umano e quindi le fasi anche cronologiche della storia, leggerle secondo una tripartizione che rimanda alla Trinità e quindi cercare di cogliere quando c'è stato maggiormente un'accentuazione sulla la paternità e quindi l'era del padre, quando più un'accentuazione della figliolanza e quindi l'era del figlio e quando un'accentuazione della dimensione dello spirito, quindi l'era dello spirito. Ora, leggendolo in questa ottica, la storia, ecco, lui dice che secondo lui questa qui è l'era che magari non è ancora cominciata, ma che va inaugurata assolutamente dello spirito, perché leggendo socialmente i fenomeni, e cioè, dopo un po' aggiungo io, non è che dice proprio, dice bene, adesso io lo dico così come ho capito io, come io intendo, allora leggendo i fenomeni, come ad esempio c'è una affettività dentro alla società che è ormai un mare magnum, cioè che è magmatica, non è più
strutturata dentro dei contenitori come eravamo abituati, per cui ad esempio si parla di forme di famiglie di vario genere, no? Alternative anche, non soltanto di carattere omosessuale, ma anche di carattere eterosessuale, ma diversificate nei modelli rispetto a quello, diciamo così, che abbiamo inteso essere il più bello in assoluto. Voi potete confermare, no? Molti di voi sposati, che bellissimo, no? Matrimonio monogamico, non poligamico, ad esempio, per tutta la vita, che bello, no? Che si fa una, ecco. Sembra che non sia più così, no? Allora, a livello personale, la destrutturazione che progressivamente della capacità del soggetto di assumere le responsabilità e di investire le proprie energie per una progettualità. Questa, la capacità di sacrificio, tutte le cose insomma che poi ci si dice tante volte, no? Che una volta si faceva, va bene. Questa qui si è destrutturata ormai in maniera quasi irreversibile, direi. No, non irreversibile, diciamo che non si recupera attraverso un'educazione classica, per cui vengo, ti faccio, anzi, andiamo a scuola, allora aggiungiamo la materia, non so io, di educazione sessuale, aggiungiamo la materia di, non so io quale materia, psicologia, facciamo un po' di psicologia, facciamo, perché così ti dico, ti spiego e tu impari e con i contenuti che ti trasmetto tu riuscirai a crescere. Non funziona più. In questo senso irrecuperabile con queste forme. Oppure, insomma, adesso qui dopo ci dilunghiamo forse un po' troppo. Ora, la tipologia di, oppure, ad esempio, i giovani si portano un potenziale che noi non avevamo. Io, qua veramente, tanto di cappello, in termini di, cioè, di autenticità e di libertà da strutture, da forme, che veramente io, la loro facilità di andarsene a 16 anni, a 18 anni, a 20 anni, a 25 anni, in un altro paese senza sapere niente, così, investire in un futuro che chissà, il loro disinteresse per alcune che per noi erano importanti, forme di proprietà, per cui la casa, la cosa, questo, quest'altro, che contano così poco, la loro duttilità nella adattarsi nel recepire, ad esempio, la velocità con cui ragionano, con cui stanno sulle cose, ma è una cosa impressionante, benissimo. Dentro tutto questo, dicevo, movimento in cui siamo, e poi appunto ci sarebbero anche altre esemplificazioni magari da richiamare, ma dentro questo movimento così, se tu metti le norme come rinvia soprattutto la paternità da un punto di vista antropologico, rimanda la legge, il padre dal punto di vista psicologico è la legge, la madre è la relazione, è l'accoglienza, eccetera, eccetera, tenerezza e così via. Ora, se uno vuol dire, beh, allora aspetta, in questo come facciamo? Chiariamoci bene sulle regole, mettiamo le leggi, facciamo di nuovo una formazione che dia, non è più l'era di questo, non che non ci deve essere, ma non questo l'accento. Se poi diciamo, beh, allora aspetta, facciamo che ci riorganizziamo e creiamo di nuovo movimenti associativi, movimenti di aggregazione che riescano anche a rispondere a queste esigenze, quindi dal punto di vista educativo, le agenzie educative, dal punto di vista, che so, imprenditoriale, le imprese sociali, in modo da ricreare tessuto, da ricreare volontariato,
importantissimo, importantissimo appunto anche l'aggregazione, eccetera, eccetera, ma non dà la risposta a quello davanti a cui ci troviamo. Ecco. Mentre invece, secondo quello che diceva De Rita, ma secondo il mio intendimento, adesso è il momento di andare fino in fondo, che ormai le strutture sono sempre meno, diciamo, oppressive, c'è molta più fluidità, molta più facilità nel togliere ciò che non è essenziale e arrivare alla radice dell'interiorità di ciascuno, ma anche della collettività, per quello che parlavo di una memoria collettiva, di andare fino in fondo, fino a toccare le radici, perché nel profondo di ciascuno, nel profondo anche di una società, di una comunità, ma lì ci sono le sorgenti della vita nello spirito, della spiritualità in genere, che è una dimensione costitutiva dell'essere umano. L'arte, ad esempio, guarda caso, rimanda, no? La poesia, sono tutte le forme di espressione artistica. Dicevo, alla spiritualità in genere che appartiene all'antropos, all'uomo, ma anche per un cristiano in particolare poter arrivare alle sorgenti della vita, dello spirito che è la presenza di Dio in noi, come Trinità. Ed è questo uno dei grandi insegnamenti, no, di Gesù, che dice quando incontra la Samaritana al posto, poi dice adesso non è più il tempo di adorare Dio di qua, di là, ma di adorarlo in spirito e verità. Lui cerca tali adoratori. Ed è anche come se avessimo davanti agli occhi e tra le mani la possibilità di arrivare, di andare al compimento. Il compimento è quando Dio è intimo a ciascuno, è nell'intimità con Lui di ciascuno si crea la comunione tra tutti, talmente forte, talmente radicata, talmente solida, che non esiste guerra, cioè non esiste che la differenza, non esiste la competizione, nel senso che c'è qualcuno che allora deve ma no, perché talmente immersi nell'amore, ma che bello che sei così differente, che sai fare quelle cose che io non so fare, che parli in quel modo e invece io parlo in questo, ma che bello, perché questo qui, composto dentro a questo principio di unità così radicale, ma questo qui arricchisce, rende ancora più luminosa e bella l'umanità che ci è stata, di cui siamo depositari. Adesso non mi ricordo dove sono partito, ma credo che ci possa. Ciao Mauro. Dunque, io ho conosciuto tuo padre Mauro nel 2020, nel 2000 circa, e ritrovandolo oggi con una lezione così alta che non lo riconosco. Io l'ho riconosciuto, io l'ho visto come frate, come padre, abbiamo fatto dei calpestini. Giocavamo a pallone. Giocavamo a pallone, sì, a pallone, diciamo, i nostri incontri. Diciamo, oggi mi sono un po' meravigliato di questa lezione molto, molto alta nei nostri confronti. Io penso che molte persone che sono qui presenti fanno fatica un po'. Non mi sono spiegato bene. No, si è spiegato benissimo. Solo che sono molto grandi. Io ero venuto solo per fare una domanda, una proposta anche a voi. Io l'ho conosciuto come frate e come francescano. Quindi, come San Francesco fece nel 1200, andò dal Saladino, che oggi sarebbe Putin, io farei questa proposta. Perché non lo proponiamo a questo nostro frate francescano a fare la stessa missione? Andare da Putin, dire di fare la fratellanza fra i due popoli che si stanno combattendo adesso. Ma perché fra fratelli?
appunto, la mia proposta, io sono semplice, sì o no, se lei è disposto a fare questa missione. Grazie. 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 Ci penso. Ci penso, vediamo. Vediamo se... Beh, vi farò avere notizie dopo, adesso vediamo, se in qualche modo, se mi riceve. No, ma vediamo, adesso ci piace, non ci avevo pensato a queste cose. No, perché è una delle voci, insomma, che ogni tanto circo è perché il Papa non va... Cioè, veramente complessa perché gli equilibri sono non è soltanto il Saladino in questo caso, qui le cose sono intrecciate con le istituzioni e ciò che rappresentiamo delle istituzioni, per cui non è esattamente la paragonabile, ecco, che il Papa vada. Adesso penso invece a quest'altra, tanto non ci avevo pensato, ma vediamo, faccio una... Vi farò sapere eventualmente se sarò là. Faccio una domanda veloce. Intanto grazie per il suo intervento. La chiamo Don Mauro perché anch'io sono ingegnere, alla vecchia maniera. E quindi ci ha insegnato a progettare, a dare i numeri in senso buono. Lei è un ingegnere di... elettronico. Ah, elettronico. Nel 76 vecchia maniera, potevo firmare anche il cemento armato. Sì. Si firmava tutto col tempo. Sì. Sono di quelli che firmava tutto. Dopo ho smesso però. Io fino a quando ho lavorato. Ha continuato. Per quello. Ma pure! Io no. È partito da Eraclito che dice Panterei, tutto passa, tutto scorre. Poi ho avuto la fortuna di vivere 2 anni nel deserto del Kenya, nella comunità di Annalena Tonelli, e allora ho imparato a dire tutto passa, ma solo Dio resta. E allora che cosa ci insegna la storia? La storia, io sono 10 anni che sono in pensione, studio storia della filosofia, storia dell'arte, archeologia e inglese. Allora questo insegna la storia, che c'è una sola forza che batte la forza fisica, che batte la forza economica. Dico economica perché prima ha parlato dell'illuminismo, al centro del pensiero dell'uomo c'era la ragione. Oggi al centro del pensiero dell'uomo cosa c'è? La tecnica. Allora, cos'è che può battere la tecnica? L'idea. Quando Filippo, re dei Macedoni, si rende conto che suo figlio, Alessandro Magno, è un bravo guerriere, perché diventi un bravo re, chiama la corte Aristotele. E Aristotele insegna 3 cose. Osservare, ragionare e prevedere. In un solo verbo, capire. E visto che siamo ingegneri, quando Gesù Cristo è venuto al mondo non ha parlato di target, non ha parlato di obiettivi, non ha parlato di bilanci, ma ha detto creare dei cieli nuovi e delle terre nuove, e amare vuol dire creare, non vuol dire copiare. Allora c'è la voglia, la disponibilità di mettersi lì e di trovare un'idea che possa, è chiaro, non è facile, perché quando uno dice io voglio essere come era il mio predecessore, capo di tutta l'Ucraina dell'Ucraina e della Crimea, quest'altro dice no, io voglio la mia indipendenza perché i tempi sono cambiati. Allora dove sta l'idea nel trovare, secondo me? Già Ivano Dionigi, ex rettore dell'Università di Bologna, dice oggi non ci salviamo più con il pronome io, ma ci salviamo col pronome noi. Allora, siamo ingegneri, concreti. Cosa conta? Le relazioni. Le relazioni per trovarsi,
per studiare, per tirare fuori. La Chiesa ci insegna che il conclave è durato anche 3 anni a Viterbo, certo, non c'era la cattiveria. Una precisazione, l'algoritmo non è infallibile, nasce nel 1200 e la definizione è un testo non ambiguo, o è sì o è no. Perché delle volte si ferma? Perché è in contrario. Poi si è definito un tifoso, e posso fare una domanda a Cosimo? È ormai mezzogiorno, a maggio ci sono le elezioni delle cariche della CEI, conferenza episcopale. E io non si... c'entro. Beh, posso chiedere, siccome Bassetti, Carmine Albacetti non si ripropone, Don Ero Castellucci, che lo chiamo così perché anche lui era un parente di Forlì, ed è arcivescovo a Modena, è in proposito, però c'è anche Don Matteo Zuppi, che non è in proposito, però è di origine romana, noi sappiamo come i romani. Allora, il suo parere? No, non me ne occupo, perché la Chiesa italiana ha le sue... No, perché no, questo parte senza... Ma proprio perché non ho il tempo di occuparmi della Chiesa in Italia. Mi occupo della città del Vaticano, quindi lì abbiamo già abbastanza. No, ma sicuramente sapranno scegliere, poi devono proporre una terna, dopo sarà il Papa a nominarlo, quindi sicuramente verrà fuori la persona più adatta per questo tempo della Chiesa italiana. E beh, per il resto, sì, lei è un ingegnere, quindi ha già detto tutto, non c'è niente da aggiungere. Vabbè, forse una cosa, che questa cosa qui delle relazioni, no? Che diceva, io sto imparando una cosa che noi maschi, perché abbiamo ancora molto del peso sulla, non solo nella vita ecclesiale ma anche nella vita sociale, noi maschi dovremmo fare un piccolo passo indietro, un piccolo gesto di umiltà nel riconoscere che noi non siamo davvero i maestri della relazione, di cui abbiamo un bisogno enorme sia a livello politico che nei livelli sociali in genere, ma anche nel livello imprenditoriale. Se l'economia anche ha preso questa deriva, il capitalismo di per sé non nasce malato, s'ammala. E se l'ha preso è anche perché non ci sono donne, dopo c'è anche, dice, ma chi la trova una donna perfetta per poter, però bisogna provarci, perché se no non la troviamo mai. Se non si mette in condizione, se non si mettono in condizione le donne di dare un contributo da questo punto di vista, noi non ce la facciamo, non ce la facciamo. Non basta studiare le cose, occorre che le persone che sono, come avviene per il maschile, che appunto circa l'aspetto della normatività è più facilmente portato a codificare, così per il femminile avviene che è più facilmente, non è esclusivo, chiaro, ma è più facilmente portata la donna a stringere relazioni in termini di tenerezza, di comprensione, insomma, di accudimento, più rotondo come modalità proprio di stare nell'approccio di fronte agli altri. Allora, siccome questo è accentuato nelle donne, non in noi, noi abbiamo bisogno di impararlo dall'esperienza che le donne possono trasmettere. Per questo è importante che appunto noi un pochino da questo punto di vista ci convertiamo un po', facciamo un passo indietro e diciamo, guardate,
dateci una mano per portare, per riuscire ad avere una visione diversa, no? E portare un modo nuovo di governare, di fare impresa, di fare economia. Guarda, è un caso che le donne nelle famiglie patriarcali, in particolare, però erano loro che amministravano la casa, la storia. Sì, ma non è un caso, cioè, voglio dire, adesso al di là delle... perché comunque uno mette in campo delle competenze che sono riconosciute anche socialmente come competenze di alto profilo, altrimenti non verrebbe affidato quel ruolo. Allora bisognerebbe un pochino estendere questo, il concetto, e portarlo dentro. Ora già si fa, perché ci sono poi tutti questi tentativi, no, delle quote, di questo, quest'altro, però non è solo questo, cioè è proprio nel modo di comprenderci dentro il mondo. Abbiamo bisogno di comprenderci in modo duale, cioè che appunto non mai io e neanche io tu, ma appunto noi, come diceva, per comprenderci come noi bisogna che gli altri abbiano lo spazio dentro al nostro cuore, alla nostra mente, e noi dobbiamo fare uno scatto e considerare che veramente l'apporto femminile dentro, in particolare a questi livelli, no, della società, e questo qui è fondamentale, senza non va. Bene, io sono un tifoso delle donne, se non si è capito. Tifoso delle donne e non mi sono sposato, mentre quelli sposati dicono no, ma è proprio così. Allora, anche io chiederei una riflessione al cardinale Gambetti, poi magari lo salutiamo, lo lasciamo libero. E, anche nella sua lezione lei ci parla di progettazione e costruzione della città con inclusione, fraternità, multicultura, differenze religiose, differenze etniche, eccetera, eccetera. Però poi giustamente dice questa cosa va gestita, perché è una complessità importante. Parigi con la banlieue, Londra con i quartieri impenetrabili, gli Stati Uniti dove si spara più verso un colore anziché no. Cito solo questi tre paesi che noi consideriamo molto evoluti, ma riusciremo mai un domani, visto che l'Italia si appresta ad avere delle condizioni tali per cui queste esperienze andranno ripetute, riusciremo mai a gestirla questa complessità? Dipende da noi, uno sforzo democratico bisogna fare. Prima citavo una lunga citazione presa da questo editoriale di Marco da Milano, perché credo che lui metta a fuoco bene, lui è uno dei massimi, direi, esperti dal punto di vista giornalistico, della politica, della storia politica anche del paese, e ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro, in particolare su Aldo Moro, ma secondo me lui ha centrato uno dei grossi problemi, cioè ci vuole un principio d'ordine, perché la democrazia, semplicemente democrazia, ma non esiste la democrazia, cioè non esiste, è un principio. Ora nel termine, nell'etimologia, sarebbe democratos, cioè il governo al popolo, del popolo. Ma che vuol dire? Non è possibile. Il rischio appunto è che diventi che tutta la massa, appunto la massa, governa tutto. E quindi cosa facciamo? Votiamo su tutto? Facciamo che consultiamo tutti per fare tutto, per fare ogni cosa? Ma è una roba, capite? No? Non funziona. Ci vuole un principio ordinativo della democrazia. La democrazia senza un aggettivo di fianco non funziona, non va.
Ora, quale principio d'ordine, quale aggettivo qualificativo di una democrazia? Questo è importante e ci vuole uno sforzo, perché per l'Italia intendo, eh? Poi dopo a livello diventa ancora più veramente, basta guardare l'ONU, la parabola dell'ONU, per capire che la questione sono... Ma noi, almeno noi, ecco, vorremmo fare uno sforzo da questo punto di vista di riflessione sul principio d'ordine che vogliamo per la democrazia, perché abbiamo tolto i partiti con quell'azione forse anche un po' improvvida, a dire il vero, di pulizia, che vabbè, per cui c'erano i cattivi e c'erano i buoni, ma quali buoni? Chi è rimasto di questi buoni? Non so io. Sono venuti a meno i buoni. Ora, una volta rasa al suolo una struttura, occorre una, che cioè può essere legittima come modalità, non è questo, però ci vuole un pensiero che riorienti la democrazia. Perché è soltanto da una democrazia che funziona è possibile arrivare, appunto, una democrazia fraterna, se io dovessi dire, la fraternità per me è il top, io poi vengo dall'esperienza francescana, il top dell'organizzazione, che io almeno conosco, tra le organizzazioni sociali, è quella del francescano, se lo dico sottovoce, però i francescani veramente geniali nel modo di concepire i rapporti orizzontali e quelli verticali, tra gli equilibri tra governo e diciamo popolo, ma insomma vanno trovati in modo intelligente per favorire questa, tutto il lavoro che dopo c'è da fare per l'integrazione, per la partecipazione, il coinvolgimento di altri che sono in inserimento, in itinere, oppure sono già dentro, perché ce ne abbiamo tanti anche che sono già cittadini, ma sono di un altro mondo ancora. Allora, come fare? Appunto, secondo me bisogna partire da questo, cioè darsi un principio d'ordine. Non so quando sarà possibile, perché mi sembra che ancora siamo un pochino nel nostro panorama. Ecco, adesso ci sono quelli in erba, adesso qui c'è il vice sindaco, speriamo che sia uno di quelli che potrà offrire un contributo a questo punto di vista alla politica, perché la politica adesso, così attraverso una stagione ancora in cui la destrutturazione si fa sentire, siamo ancora un po' in una fase magmatica, ancora non si vede il principio d'ordine, la convergenza, esatto, mettere un po' di convergenza sugli assi. Grazie. Grazie a voi. Salutare il Cardinale, ricordiamo che l'8 maggio nella sede dell'Accademia, non sarà qua, in occasione del 200° della morte di Antonio Canova, che era nostro accademico, avremo come relatore il dottor Gianfranco Brunelli, che è l'accademico nostro d'accordo, il coordinatore generale dei Musei San Domenico di Forlì, e quindi ci illustrerà la figura e l'opera di Antonio Canova. Noi omaggiamo della medaglia dei tre fondatori, Borghesi, Amati e Benvenini, Perticari, scusi, perché così sono due, Perticari e Benvenini, ho sbagliato cosa. Grazie. Perticari. Una libro sulla Maduzzi, che è un altro accademico illustre. Responsabile di propaganda del pontificato di Papa Clemente, perché perciò sì. Tanto Papa Clemente, 1769-1774. Papa Clemente XIV di felice memoria, che soppresse i gesuiti, no? Col Papa, lo so bene che era francescano. col Papa Giuseppe. Lo so io da tutta questa. Allora col Papa, su questa.
questa cosa, un po' si scherza, no? Che l'avevo invitato ad andare Papa Clemente XIV è sepolto nella Basilica dei Santi Apostoli, Santi 12 Apostoli, che è la chiesa dove ci sono i frati minori conventuali, hanno la curia generale, una chiesa tra l'altro importante, insomma, che appartiene veramente alla storia di Roma. Allora gli ho detto, ma Santità, una volta in questa Basilica dei 12 Apostoli ci sono le reliquie di Filippo e di Giacomo. E lui dice, ma lì c'è anche che sta così, perché non so se avete visto questo monumento del Canova, tra l'altro, che lo ritrae con la mano così, no? Come a governare in qualche modo, insomma, e fa un po' impressione questa grande statua sopra il passaggio della sacrestia, e dice. Non è. Amico, Santità, perché adesso probabilmente non si trova di meglio, e spesso vengono scelti dei frati come vescovi per nostro regia. Allora, guardi, Santità, adesso probabilmente 14esimo ormai non fa più niente, però lei si dice che vuole sopprimere i francescani facendoli tutti vescovi, ma così. È stato poi un Papa Cesenate, Pio VII, a ripristinare. Sì, sì, ma il Clemente XIV fece un breve. Sì, sì, ma fece un breve, perché lì non, probabilmente non poteva fare diversamente, di modo che la soppressione fosse legata alla sua, al suo periodo di governo. Infatti poco dopo hanno, perché non ha fatto un atto, un decreto di vera e propria, tant'è che aveva dato la possibilità ai gesuiti, se trovavano dei principi o dei principati che li accoglievano, e ha dato la possibilità ai gesuiti di continuare perché c'erano delle pressioni enormi da parte di alcuni degli stati, come la Spagna, che era veramente. La Russia, Santa Caterina, la Caterina di lui, la Zara, la Zarina di Russia, le accolse i gesuiti, per cui sono sopravvissuti. Va bene, i gesuiti, cioè sono. Allora, questo padre Francesco Chetti è un gesuita che è il mio stretto collaboratore per questa fondazione, per dire che comunque andiamo d'accordo, con i gesuiti sì, siamo in buonissimi rapporti. Dal nostro segretario Edoardo Turci. Ah sì? No, anche ancora quello di Amati che. Ma chi legge la sua descrizione? Grazie, grazie. Ah, verticali, e borghesi, e il terzo che arriverà quest'anno. Bene, quindi voi avete una storia comunque, ormai, mamma mia, davvero, e questo? La guida della nostra accademia. Ah, Sergio Foschi, grazie. Ci vuole il carrellino. Grazie a tutti quanti, grazie al Cardinale Gambetta.